Ferdinando, io, il modo in cui riesco a essere informato è molto variegato. Ho una rassegna stampa che riesce a filtrare tutte le informazioni che sono legate alla mia attività professionale, e dunque quello è un primo punto. Dopodiché ho tante applicazioni di varie organizzazioni giornalistiche che mi interessano, e dunque ho la possibilità di andare su di loro. C'è anche Bloomberg in quella, e poi dipendendo dal tema o dal momento, per esempio le elezioni americane, uno in maniera molto più focalizzata cerca di informarsi, e l'interfaccia primaria che utilizzo, a parte quella fisica la mattina di Stampa, Repubblica e Gazzetta, è poi il mio smartphone. Direi che quello che sto progressivamente rendendomi conto è che, avendo dei figli adolescenti adesso che hanno 14 e 13 anni, sto tramite loro vedendo molti altri modi di poter essere informati, che va da quello che sta succedendo su Instagram, piuttosto che quello che succede su TikTok, o YouTube, che indubbiamente sono canali sui quali loro passano molto tempo e sui quali effettivamente ci sono tante cose molto interessanti da cui si possono imparare. Sulla domanda di come il giornalista del futuro è, mi interesserebbe magari, Ferdinando, sapere da parte sua anche come lei lo vede rispetto a questa generazione che oggi abbiamo la fortuna con la quale abbiamo la fortuna di parlare. Lei si sente più vicino a loro o più vicino a una generazione di cui parlava prima il professor Sinigaglia? Ah, io mi diciamo, mi